Grazie Stefano. Allora, io sono Ilaria Grandinetti, Digital Enabler di RaiWay. Vi parlerò oggi del progetto di realizzazione del nuovo sito corporate aziendale. Innanzitutto, chi è RaiWay? RaiWay è un provider leader nelle infrastrutture e servizi di rete per broadcasting, per operatori di telecomunicazioni, aziende pubbliche e aziende private. E operiamo attraverso una rete di trasmissione e diffusione e garantiamo ai nostri clienti e al servizio pubblico radiotelevisivo la diffusione di contenuti televisivi e radiofonici in Italia e all'estero, utilizzando collegamenti in fibra, risorse satellitari e più di 2.300 siti dislocati su tutto il territorio nazionale. L'innovazione, la centralità del cliente, la qualità e l'attenzione alle tematiche ambientali, lo sviluppo di talenti interni e la cura e la relazione degli stakeholder sono i valori portanti della società. L'azienda infatti partecipa da sempre ai più grandi progetti innovativi che interessano il nostro paese, dal digitale terrestre alla telefonia mobile fino al più recente standard 5G. Come avrete potuto notare dal logo e dal nome, facciamo parte del gruppo RAI, ma siamo anche quotati al mercato borsistico di Milano dal novembre del 2014. Questo fa sì che abbiamo un'apertura al mercato e una valorizzazione sempre presente delle nostre attività. Vi faccio adesso un breve excursus di quelli che sono appunto i nostri numeri. Come vi dicevo, abbiamo circa 2.300 siti distribuiti su tutto il territorio nazionale per una copertura del 99% della popolazione per il segnale del digitale terrestre. La nostra rete di diffusione e trasmissione comprende siti posizionati in località strategiche in tutte le regioni italiane. Per farvi un esempio, a Roma è di proprietà di RaiWay la torre che vi è sulla sommità di Monte Mario, a Milano è sempre proprietà di RaiWay l'antenna che è a Corso Sempione. Da questi siti in questi siti sono installati gli apparati tecnologici necessari all'erogazione del servizio per RAI e inoltre le nostre torri ospitano anche apparati di terzi per quello che è il tower business. La rete di trasporto effettua la distribuzione e la contribuzione radiotelevisiva e radiofonica attraverso anche collegamenti a lunga distanza grazie a 6.200 km di rete in fibra ottica che garantiscono connessioni ad elevato bitrate per la contribuzione in HD e in Full HD. Inoltre operiamo la rete satellitare che assicura la diffusione di tutta l'offerta RAI e dei canali di nostri clienti verso l'Europa, il Nord Africa e il Medio Oriente. E inoltre trasportiamo il segnale RAI per la diffusione satellitare in tutti i continenti. A livello nazionale, sempre la nostra rete satellitare consente la distribuzione dei segnali radio, DAB e digitale terrestre. Come potete immaginare, siamo un'azienda che ha una presenza sul territorio molto marcata. Infatti, su circa 600 dipendenti che compongono la forza lavoro, oltre il 50% è distribuita in una delle 20 sedi territoriali, nelle 20 region, che quindi consentono la massima prossimità verso tutta diciamo, l'utenza. Vi ho qui inserito poi dei dati finanziari, nel senso approvati al
dicembre 2022, ovvero i ricavi core aziendali sono di 245 circa milioni di euro e abbiamo un piano di investimento di 220 milioni di euro legato al nostro piano industriale. Passiamo al dettaglio di quale fosse la situazione del nostro portale corporate. Allora, in precedenza il sito internet aziendale RaiWay si basava sul CMS Liferay, con delle customizzazioni che erano state fatte per soddisfare delle specifiche esigenze. Il traffico annuo era di circa 250.000 utenti unici con circa 500.000 page view. Veniva eseguito all'interno di una macchina virtuale, appartenente a un cluster web di server fisici, e il traffico veniva gestito attraverso un load balancer. Come dicevo, nel tempo erano state necessarie apportare modifiche e adeguamenti sia all'infrastruttura che agli applicativi, aggiungendo o modificando componenti o funzionalità. Addirittura era stato necessario realizzare delle pagine custom statiche per superare quelli che erano i limiti del CMS. Inoltre, un'area molto importante per noi, che era l'area Lavora con noi, era separata e aveva un'immagine molto distinta rispetto a quella che era l'immagine del sito, in quanto era realizzata da Rai Digital, un'altra società del gruppo Rai, e era montata su un CMS custom per sfruttare una sinergia con l'area equivalente dedicata alla capogruppo. Questo però non ci permetteva di avere un'immagine specifica e di identità ben definita per quello che era RaiWay. Quindi l'obsolescenza del sito web, le mutate esigenze nel corso del tempo e la necessità di avere un servizio completo che non si limitasse alla sola pubblicazione dei contenuti, ma anche permettesse l'integrazione di diverse funzionalità in un solo portale, sono state le motivazioni che ci hanno portato alla decisione di cambiare completamente. Inoltre si aveva una certa lentezza nell'aggiornamento editoriale, perché l'aggiornamento dei contenuti era in toto demandato alla struttura IT, in quanto gli utenti delle strutture che invece direttamente contribuiscono alla creazione e agli aggiornamenti dei contenuti, quali ad esempio comunicazione esterna, legal, investor relation, sostenibilità, non avevano le conoscenze tecniche per agire su un CMS che era informaticamente complesso. Vi era poi anche una difficoltà a integrare video e contenuti multimediali, e la soluzione era poco adattabile a quelli che potevano essere dei rinnovamenti grafici e di architettura informativa che magari si rendevano necessari. Quali erano poi quindi gli obiettivi? Gli obiettivi era di avere un nuovo sito istituzionale che avesse un alto valore di comunicazione e di immagine, in cui requisito fondamentale fossero la tempestività e la facilità di aggiornamento, la tracciabilità delle informazioni pubblicate e la loro correttezza. Inoltre doveva avere comunque una dinamicità, una flessibilità della veste grafica, in modo tale che fosse attrattivo per tutto il pubblico che si interfacciava con il nostro sito. La necessità quindi di riprogettare il portale era anche collegata poi alla continua crescita e evoluzione delle tecnologie web, ma anche alla necessità di di rispondere in maniera esaustiva alle nuove esigenze comunicative che potevano insorgere verso clienti, verso investitori, verso l'utenza. La soluzione quindi era quella di avere una soluzione
unica e integrata per tutti i contenuti prettamente editoriali e per tutti quei servizi che erano necessari per la nostra realtà. La scelta quindi è stata di andare verso un'architettura di tipo cloud e utilizzare uno strumento che appunto permettesse flessibilità grafica e facilità di utilizzo da parte di tutti gli attori interni, in modo tale che divenissero protagonisti nella contribuzione dei contenuti. Qual è stata la roadmap che ci ha portato alla messa online del nuovo sito corporate? Innanzitutto siamo partiti con un'attività di design e co-design, coinvolgendo fin dall'inizio gli stakeholder interni di riferimento. L'obiettivo quindi era quello di mappare e condividere gli obiettivi strategici, i target di utenza, l'elenco degli esiti per passare dall'ESIS al To-B. Parallelamente abbiamo anche analizzato i principali player italiani e internazionali per capire il loro posizionamento strategico e le loro modalità di comunicazione. Sono stati scelti quindi delle dimensioni da confrontare con quelli che erano gli obiettivi di Rai Way, identificando quali fossero i punti di debolezza e di forza rispetto a ogni dimensione confrontata. Dopo questo, completata la fase di raccolta di informazioni sulle personas, i bisogni, gli obiettivi aziendali e i valori, si è passati a progettare quella che era la strategia della presenza digitale di Rai Way, in cui il portale doveva essere il fulcro di una presenza multicanale, in quanto tutto l'ecosistema digitale doveva operare come un sistema coeso che sostenesse gli obiettivi di business di Rai Way. Dopo ciò siamo passati alla progettazione grafica, ovvero la progettazione di una user experience riconoscibile mediante la progettazione degli elementi grafici che poi sono andati a costituire la style guide. Da qui, prendendo la style guide come base, insieme appunto agli elementi base grafici che erano stati disegnati, si è andati a costruire quella che era la user interface. Ciò ha comportato che i nostri stakeholder interni sono stati coinvolti lungo tutto il processo, non solo quindi come validazione finale, in modo tale da avere sempre appunto un processo di co-design e confronto a partire dagli elementi base, in termini anche di contenuti e di posizionamento, ed evolvere via via verso una UI. Dopo ciò, abbiamo proceduto con la cosiddetta, redazione editoriale, cioè sono stati definiti i tipi di contenute e le aree semantiche del sito. Per ogni coppia contenuto area è stato definito la sorgente informativa, chi avesse il ruolo di pubblicazione, quali fossero i flussi e le approvazioni secondo un workflow approvativo. È stato sempre valutato il fatto di avere comunque una rapidità nella pubblicazione, una anche rapidità nel flusso di approvazione, di validazione e approvazione e la correttezza dell'informazione stessa, in modo tale da avere una armonia comunicativa. Dopo questo siamo andati a implementare i vari moduli e la realizzazione, e si è passati poi alla realizzazione delle pagine, mettendo insieme la grafica e i contenuti. A fianco a questo è stato praticamente svolto un lavoro di formazione sugli utenti, sul CMS. E questo è il risultato. Questa qui è esattamente la
parte iniziale della home page di Rai Way. Questa è la stessa homepage con una visualizzazione, diciamo, sul mobile. Come dicevo, il nuovo sito corporate può essere caratterizzato da una serie di caratteristiche che, grazie a Plon, ci sono, venute, sono venute di conseguenza. Innanzitutto la modularità, nel senso che attraverso l'utilizzo di, molti moduli che sono stati costruiti, disegnati e costruiti, noi siamo in grado di creare e gestire una, varietà, molto grande di tipologie di contenuti, garantendo comunque la copertura dei requisiti di comunicazione. Poi vi è l'adattabilità, nel senso che, appunto, come vi ho fatto vedere, è nativamente responsive, quindi i contenuti si adattano al mezzo attraverso cui visualizzo il portale. Il sito è multilingue, gestiamo l'italiano e l'inglese ed è veramente facile collegare, le pagine nelle due versioni in modo tale che siano sempre, diciamo, connesse l'una all'altro per gestire anche diverse tipologie di utenti che noi abbiamo. In più c'è la scalabilità. Riusciamo a gestire dei picchi di traffico quando abbiamo degli eventi dedicati agli investitori, perché essendo quotati molto, diciamo, a intervalli cadenzati, abbiamo degli eventi dedicati appunto agli investitori e a coloro che appunto ricercano informazioni finanziarie sulla società, ma anche in caso di campagne di recruitment in cui pubblichiamo degli avvisi di selezione o dei bandi per offerte di lavoro. In più vi è la personalizzazione dei contenuti. Quello che dicevo prima sui workflow approvativi, è molto semplice per noi andare a creare delle aree con percorsi approvativi diversi, in maniera tale che le varie strutture possono contribuire e comunque la comunicazione esterna dare il go definitivo prima della pubblicazione dei contenuti e delle informazioni sul sito, e in più tutti i temi di sicurezza. Per finire, vorrei fare solo un breve focus sull'area lavora con noi, che, come vi dicevo, per noi è molto importante. Abbiamo realizzato con la stessa veste grafica e con lo stesso strumento Plon un mini sito interno per la comunicazione dedicata alla nostra struttura di risorse umane per la presentazione delle politiche di talent scouting e recruitment. Tutte le tematiche legate al welfare e alla people diversity, con, diciamo, il fine ultimo di attrarre risorse esterne per percorsi di assunzione. La funzionalità, diciamo, per noi molto importante è quella funzionalità che ci permette di predisporre e pubblicare bandi di selezione o job posting con una serie di automatismi per la gestione sia della pubblicazione in un determinato orario, data e orario, sia la scadenza dello stesso avviso e per la gestione delle candidature raccolte. Ogni persona che si registra e che quindi risponde a un nostro bando oppure manda una candidatura spontanea ha a disposizione un'area personale che potete vedere in questo grafico che vi ho messo accanto nella slide, dove può costantemente aggiornare le proprie informazioni personali. Infine, a disposizione dei nostri colleghi di risorse umane, vi è un'area di back office con disponibili tutte quelle funzionalità dedicate per lo screening e la valutazione delle candidature, compresi quindi funzionalità di filtro, di reporting, ma anche di customizzazione della forma di inserimento del curriculum.
E con questo ho finito, questi sono i nostri riferimenti, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento.